E allora, eccoci giunti all'inizio di questa nuova avventura, di questo mio folle progetto chiamato Amore Obiettivi, che nasce da una mia follia notturna per evitare di far vedere il fotografo come proprio la classica figura del fotografo venditore, quale non mi sento di essere, ma farmi conoscere sotto l'aspetto del consulente della giornata del vostro matrimonio, mettendo a disposizione la mia tecnica fotografica e appunto fotografando gli sposi e poi organizzandogli una bella festa. Sono Francesco Dispinzieri, sono un fotografo, mi occupo anche di matrimoni e appunto Amore Obiettivi fotograferà delle future coppie che devono pronunciare il fatidico sì. Per partecipare ad Amore Obiettivi le coppie si sono iscritte attraverso il portale Madisì o nella mia fanpage Francesco Dispinzieri Fotografo e saranno fotografati all'interno di Opificium Spazio, una struttura nuova, bella e molto suggestiva, scelta da me appunto per fotografare le coppie per evitare di andare in giro mare, montagna, street, cose già comunque fatte, viste e riviste. Quindi da questa mia follia nasce anche la scelta di Opificium. Una volta fotografate verranno pubblicate nella mia fanpage 5 foto. La foto di ogni coppia che riceverà più like sarà stampata ed esposta nel grande evento finale all'interno di Opificium Spazio, dove una giuria composta dai partner omaggerà i servizi per un matrimonio completo. Amore Obiettivi si avvale di partner d'eccezione del mondo wedding che hanno subito sposato questo folle progetto. Hanno messo a disposizione i loro servizi omaggiandole alle prime 5 coppie premiate nell'evento finale. Ok, ora che abbiamo spiegato come funziona Amore Obiettivi, non vedo l'ora di iniziare questa avventura per conoscere le storie di ogni coppia e poterla raccontare attraverso le immagini. Da Amore Obiettivi mi aspetto tanta follia, perché durante l'ideazione del progetto molti mi hanno definito un folle. Quindi follia, pazzia, divertimento. Che lo scatto abbia inizio. Non ci sono delle regole ben precise per scegliere una struttura. La prima cosa ovvia che si può pensare è che la struttura si debba scegliere per istinto, per senso di gradimento non appena si mette piede all'interno di una struttura. Quindi sicuramente il primo parametro importante che bisogna considerare per scegliere una struttura è il proprio gradimento personale, ma questa è una cosa ovvia. Ma un altro riferimento che i futuri sposi devono tenere in considerazione è valutare se effettivamente questa struttura è davvero in grado di sostenere un ricevimento nuziale, se ha tutti i parametri normali per poter sostenere un normale ricevimento, quindi il ricevimento nuziale, ma se è anche in grado di fronteggiare eventuali emergenze come potrebbero essere condizioni meteorologiche avverse. Insomma, ci sono dei parametri che la struttura deve garantire affinché si possa svolgere bene un ricevimento nuziale. Se prima l'idea del ricevimento nuziale era un qualcosa molto improvvisato che si poteva fare anche sul momento, dato che anche le figure professionali non erano molte, oggi i ricevimenti nuziali richiedono dei parametri, qualcosa di davvero obiettivo per poter riuscire a svolgere un ricevimento nuziale. Quindi le strutture che si sono evolute quindi hanno permesso di conferirli questi parametri, come può essere una villa con parco, una piscina. Quindi stiamo parlando dei trend normali, dei trend a cui siamo tutti abituati. E poi ci sono certe persone che invece vogliono comunicare qualcosa di diverso al loro ricevimento nuziale, che quindi si stanno avvicinando a un'idea diversa del matrimonio, a un matrimonio che si rifà di più a una cultura moderna, ad un ideale diverso, a un qualcosa che possa comunicare un messaggio nuovo e innovativo, perché sicuramente il mercato sta cercando nuove soluzioni per poter comunicare nuovi messaggi per il proprio ricevimento nuziale. Sp-
sposi che si paracadutano, centro tavola con le bocce di pesce, cose del genere. Ben venga la stravaganza, ben venga un matrimonio assolutamente fuori dal comune, perché comunque bisogna riflettere anche che il messaggio che vogliamo mandare deve essere sempre innovativo. Il matrimonio va ricordato, per intenderci, è un momento di esibizione a tutti gli effetti, quindi se ci sono degli elementi che fanno impatto sui propri ospiti, per carità, ben venga. Noi siamo sempre alla ricerca come Opificium di persone stravaganti, persone che vogliono comunicare qualcosa di diverso all'interno del loro ricevimento nuziale. Quindi, ripeto, ben venga la stravaganza. Federico ha 30 anni e per favore non ricordiamoglielo. Maria Chiara, 24 anni, da fare, vabbè. Molto vanitoso, però è anche molto 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 simpatico e penso che sia una delle cose per cui mi ha conquistata. Molto matura, però ancora certe sfaccettature infantili ancora ce la devo un po' crescere su certi punti. Ci siamo conosciuti al lavoro. E lì c'è stato comunque il primo approccio, da quando lei è stata assunta, io un pochettino la insultavo, ci parlavo. Cioè, da chi non doveva nascere nulla a chi poi è scattata qualcosa che ci ha fatto avvicinare. Mi ha totalmente conquistata. In realtà lui, anche se lui dice io, ma non è vero. Sempre, io ho fatto il primo passo, io ho buttato l'amo, poi lei comunque ci è cascata. Lei è stata una boccata d'aria fresca, cioè quando l'ho conosciuta proprio gli ho detto sei stata il mio raggio di sole. Il fatto che comunque non ha mollato subito la presa, anche perché io all'inizio non ero molto intenzionata. Perché è un periodo molto buio e con lei non pensavo a nulla, riuscivo a pensare solo a lei e a passare il più tempo possibile con lei. E poi comunque il fatto che è una delle persone più buone e simpatiche che io abbia mai conosciuto nella mia vita. Importanti, importanti no. Quando ho conosciuto lei ancora avevo una relazione importante. Allora, la proposta di matrimonio l'ho fatta io. Venezia, una gondola che io non volevo neanche fare, infatti non capivo perché questo si doveva fare la gondola, boh, vabbè. Avevo l'anello dentro il giubbotto. Io girata che guardavo i paesaggi, fotografavo eccetera e lui a un certo punto comincia a tirarmi i capelli. Nel frattempo mentre io gli stavo tirando i capelli, amore fermo! E per fortuna però non si girava, quindi quando sono riuscito a uscirlo. Poi a un certo punto mi sono girata e l'ho visto mezzo inginocchiato. E gli ho proposto se mi voleva sposare. Con la scatolina in mano e mi ha detto sì, no, forse. E lei, me lo devi chiedere. Va bene, ok. E gli ho detto, mi vuoi sposare? È stata un po' comica la cosa. Vabbè, lì ho pianto, mi ha detto sì. Allora, ci sposeremo in chiesa perché comunque siamo credenti. Lei infatti quando era piccola non ha fatto la cresima, adesso la sta facendo. E comunque ci piaceva l'idea di sposarci in chiesa. Ieri con un amico mio è uscito il discorso e lei già dove te ne devi andare? Io ho detto se parti ti ammazzo. Io tranquillo e poi ci pensiamo. Un viaggio di nozze lo volevamo fare comunque o andare a fare una crociera ai Caraibi oppure andare in Giappone a visitare il Giappone.
Beh, quello sì, anche perché noi penso che siamo una delle poche coppie che in un anno ha viaggiato 4 mete, in 4 mete più o meno, quindi sì. O anche l'Australia, comunque dice l'Australia è dall'altra parte del mondo. Io ho scelto mio fratello e una delle mie zie, sorella di mia mamma, perché da quando avevo più o meno 10 anni che gli dico, beh, se io quando mi sposerò sarete voi i miei testimoni, quindi... Uno sarà sicuramente mio fratello perché comunque è parte della famiglia, mio fratello ci sarà sempre, abbiamo un bellissimo rapporto e tutto. La seconda persona ancora devo sceglierla. Sì, sicuramente sì. In realtà non ne abbiamo parlato, però credo separati. Sicuramente sì. Allora, non so se avrò la parte isterica che uscirà. Mi commuoverò perché comunque sono un tipo un pochettino così. Cerco di essere duro, però dentro fondamentalmente sono anche morbido. Oppure, vabbè, comunque emozionata sì, tantissimo. Sì, sono sicura. Sì, ormai è fatto. Ormai casa, tutto, quindi non posso tornare indietro. Siamo belli. Sì. Per quello. Siamo simpatici. Tanto. Troppo. Assai. E siamo sorridenti. A quello ci dobbiamo pensare. Ci vuoi pensare? No, io già lo so. Già lo sai? Sì. Allora dico. Io voglio il vestito di bridal. Vuole il vestito. Sceglie lei, la donna, sceglie sempre tutto. Lui si chiama Dario Lizzardello. Ah, lei si chiama Mira, è la mia fidanzata da 1 anno e mezzo. Solare. Si... È molto dolce, una persona molto dolce e molto sincera. Piena di entusiasmo, che vuole fare, diciamo, intraprendente. Ci siamo conosciuti a Ferrara durante un mio tirocinio. Lui era il tirocinante di un medico che lavora nel mio reparto. All'interno dell'ospedale in cui io facevo il tirocinio e lei lavorava. Sono una fisioterapista. Credo di averlo fatto io. Per caso è successo, quindi non c'è stato un vero e proprio primo passo. È stato tutto per caso. Perché gli ho chiesto il numero di telefono. Proprio questo suo lato molto intraprendente. Gli occhi. Sì, qualche altra. Sì, una. 4 anni e mezzo. E poi sono finite, dovevano finire. Adesso una nuova sfida, sono più felice. Ovviamente l'ho fatta io la proposta di matrimonio, visto che lei ha accettato la sfida di venire qua, di abbandonare il lavoro e la sua terra. È stata molto romantica, l'ha fatta a Capodanno, a Taormina. Per iniziare questo nuovo anno, questa nuova sfida, regalandole l'anello che le avevo comprato qualche giorno prima. Ci stiamo ancora pensando in realtà. Perché io sono cattolico, lei, i genitori, diciamo, padre siriano, madre inglese, quindi non è cattolica. Siamo un po' indecisi se fare una cerimonia all'aperto oppure in chiesa. E quindi ci stiamo ragionando. Per me è indifferente. Ma la tolta con i miei amici si pensava a Colombia, 15 giorni, e poi chissà se si torna. Le mie amiche vogliono portarmi a Ibiza. Poi magari nella realtà qualcos'altro. Non lo so se sarà invece Rimini, non lo so. Punto Colombia. In qualche posto in Oriente, però... Beh, una volta che sono in Colombia rimango in Colombia, no? Mi sembra scontato.
non so se Thailandia o cose di questo genere. Due, quindi si chiamano Luca, hanno lo stesso nome. Le due mie migliori amiche, la mia compagna di banco delle superiori. Uno Aurelio, amici di infanzia, siamo cresciuti assieme e quindi è giusto così, mi conoscono benissimo. E una mia amica di equitazione che conosco da tutta la vita praticamente. Sì, penso che saremo tradizionali. Ebbe, per forza. Probabilmente mi commuoverò e sarò emozionato, quello sono sicuro. Sarò molto emozionata sicuramente. Sono abbastanza emotivo, quindi sì. Commuovermi non lo so, a volte sono una che mi si commuove, a volte no, non lo so. Ma io sì, non so lei, quindi. Certo. Bellissima. Forse i 10 reali, lei di Ferrara, cioè coppia super strana. Il viaggio di nozze. Ma io, perché con Aldi ho celibato prima per me? Lui è Riccardo, è il mio ragazzo. Floriana mi compensa al femminile. Un po' rompi bip. Siamo molto complici durante le nostre giornate. È splendida, solare, mi diverte. No, molto simpatico. Ci siamo conosciuti durante un torneo di pallacanestro. Giocando contro. A Vizzini nel suo paese. Forse io. Lei è caduta e io gli ho chiesto solo se si era fatta male. Forse lui. Però il primo input è stato quello. Lui è la parte maschile di me. La sua parte divertente del suo carattere che ad oggi non riesce a farmi annoiare. Siamo uguali. Sì. Sì. Una abbastanza lunga. Ho avuto una relazione di 2 anni con un'altra ragazza. L'ho fatta io. Mi ha portato un anello. È stato in un luogo dove lei piace passare alcuni momenti o anche per fumarci una semplice sigaretta. E il giorno dopo Natale, con la scusa che Babbo Natale aveva portato un altro regalo per lei, mi ha chiesto di sposarmi. Mi ha deciso di sposarci in chiesa e fare anche il rito civile, perché comunque io sono un credente, anche lei. Anche perché ho ad esempio i miei genitori che dopo 35 anni stanno ancora assieme, siamo 4 figli, quindi ci tengo, sì. Non lo sappiamo. Sicuramente una serata in discoteca con gli amici più stretti, che comunque ho passato la mia infanzia. Niente di particolare, di estroso, non è nel mio carattere. Ci devo pensare. Posti caldi sicuramente. A me piace molto l'Australia o le Maldive. Mare, mare e mare. I miei cugini e una mia grandissima amica. Sicuramente una testimone sarà mia sorella. Gli altri due saranno i miei amici che mi hanno accompagnato in infanzia e comunque mi sono vicini anche oggi. Sono 3 persone fondamentali. Certo. Sicuramente. Ovvio. Sì, abbastanza.
Ho un carattere molto emotivo, quindi penso che mi commuoverò in quel giorno. Tantissimo. Sono la piccola di casa, quindi penso che saranno un po' tutti addosso a me. Ad oggi sì, sono più sicuro della scelta. Sì, 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 assolutamente. Non lo so se vinciamo. Perché siamo simpatici, dai, siamo simpatici, no? Può essere, sì, speriamo. Puntiamo sulla simpatia. Sicuramente... Tutto no? Una cosa. Partiamo gradualmente, poi mano a mano integriamo. Qualcosa che comunque ci permetta di agevolare il nostro matrimonio. Sei d'accordo? Il fotografo. Dobbiamo vincere il fotografo. No, non sarebbe male. Già, il fotografo non sarebbe male. Giunti alla conclusione della prima puntata, abbiamo raccontato tre storie di tre coppie diverse ma con un unico obiettivo, l'amore e soprattutto il matrimonio. La prima coppia, Riccardo e Floriana, una coppia energica, una coppia allegra, che non hanno avuto nessuna timidezza a porsi davanti l'obiettivo. Dario e Amira, un'altra coppia, una coppia che la ragazza viene dal nord ma che ha deciso di sposarsi in Sicilia. Questo ci inorgoglisce e ci rende comunque fieri di essere siciliani e ci fa capire come il Made in Sicily nel wedding funziona ed è molto di tendenza. Poi abbiamo Federico e Maria Chiara, all'inizio una coppia timida, molto riservata, ma che durante gli scatti comunque si sono aperti e hanno mostrato la loro gioia, la loro allegria e l'hanno anche trasmessa attraverso i loro sorrisi. Che dirvi a questo punto, che vi aspetto la prossima settimana, amore e obiettivi sempre qui. Ciao!